Una volta una persona mi disse: qual è la prima cosa necessaria per fare il videomaker? E io risposi: boh, l'occhio fotografico, oppure la fantasia. E lui disse: no, è la capacità di arrangiarsi. Successivamente, durante il mio percorso di studi, anche il mio professore di direzione della fotografia ci parlava di tutte le cose che costruiva in garage. E via via mi sono appassionato anch'io a questo bricolage cinematografico. Questo non perché non avesse i soldi per comprarsi quelle cose, semplicemente perché tutto ciò che è cinema e fotografia è caro. Semplicemente perché fa parte di questo mondo. Una cosa senza senso, ma effettivamente purtroppo è così. Anche una vite che potresti comprare alla ferramenta per 10 centesimi, se fa parte del mondo del cinema, minimo la paghi 2 euro. Minimo. Quindi perché sprecare soldi in questo modo quando c'è la possibilità di ottenere la stessa funzione, o quasi, spendendo meno semplicemente a discapito di un po' di tempo? Che poi dai, tutto ritorna, è sempre utile imparare a fare delle cose manuali in casa. Adesso guardate questa butterfly, ok? E guardate quanto costa. Potete comprare un telo da 10 euro e 4 tubi di plastica e avete fatto. E la sua funzione ce l'ha. Sicuramente non sarà ripiegabile o semplice semplice da trasportare, oppure il telo magari non sarà proprio studiato per fare quella cosa. Avrete dei leggeri shift cromatici, ma per la maggior parte delle situazioni, ma chi se ne frega? Il fatto è che quando entriamo in questo mondo è perché ci piace raccontare storie oppure creare immagini, ma ben presto diventiamo anche schiavi di tutte le cose che ci servono e ci vendono. Ora ho una lista dei desideri di Amazon infinita e sono sicuro di non essere l'unico qui dentro. E ovviamente è tutta roba che mi serve per il mio lavoro. La verità è che in questi anni ho comprato mille cose che pensavo potessero servirmi e poi in realtà non ho usato praticamente mai. Questo monitor è uno di quelli. Oppure questo mini strobo. Momento filosofico, giusto investire in ciò che ci serve, ma non lavorare per investire. Fare gli accrocchi è fondamentale, lo vediamo anche nel cinema e molte scene sono nate proprio da accrocchi realizzate da certe persone. Adesso mi viene in mente questa cosa di un film di Cuarón, dove per fare una ripresa a 360 gradi dentro l'auto hanno praticamente scoperchiato il sopra e messo due go-kart a trainare l'auto. È una cosa bellissima. Quindi c'è l'attore che sta guidando, che in realtà non sta guidando, sta facendo finta, e questa struttura viene mossa da... veramente sembrano dei go-kart. Questo è un accrocchio che ha pensato una persona, un genio assoluto. Io fa fatica anche a montare lo stativo con lo spadino. D'altronde queste non sono cose che trovi in commercio, hai un'esigenza e te la risolvi da solo. Questo è il genio di un, non so, di uno che ha inventato questo accrocchio pauroso, o magari un gruppo di persone. La scena della scalinata di Rocky è nata da un accrocchio di una persona. Cioè, grazie a quella scena di quel film, a quell'esigenza e dall'accrocchio di una persona, è nata la Steadicam. Se non ci fosse stato l'accrocchio di questa persona, probabilmente adesso non esisterebbero neanche i gimbal, perché sono la naturale evoluzione della Steadicam. Comunque, questo è un esempio estremo, ovviamente, però, tipo, nell'ultimo lavoro che ho fatto, l'accrocchio mi ha salvato la vita. E avevo due problemi principali. Il primo è che lo stativo non arrivava all'altezza della luce e quindi non potevo mettere il telo di diffusione. Il secondo è che dovevo trovare il modo per mettere un microfono all'attore principale. E qui Giada mi ha dato una mano enorme a fare gli accrocchi, abbiamo praticamente scocciato due stativi insieme, di modo che diventassero abbastanza alti da coprire la luce. E anche il microfono lo abbiamo scocciato a dovere. Facciamo vedere l'accrocchio potente che abbiamo fatto a questo coso. Per mettere errori. Sembra anche abbastanza dritto, direi perfetto. E di davanti? Voilà. Direi perfetto. Direi perfetto. Favoloso.
questo ora lo snodiamo un attimo. Quindi l'accrocchio è materia di filmmaking, qui non ci piove. Penso che porterò una rubrica sugli accrocchi che faccio via via per le mie esigenze. Ecco un piccolo spoilerino del primo progetto che porterò sul canale per la rubrica degli accrocchi. Ecco, è questa cosa qua. Sto ovviamente cercando di ricreare un tubo LED RGB, diciamo una versione molto economica del Nanlite. E ovviamente molto limitata. Devo collegare questo affare che serve per il controllo dal remoto con il telecomando e ho creato una struttura molto strana per far passare i cavi, come vedete. Però ancora ci devo studiare, soprattutto perché questi cavi sono un po' troppo spessi e per fare questi tipi di saldature, insomma, non è che vanno molto bene. E diciamo che vorrei far passare tutto qui dentro, ma mi sa che è troppo difficile. Vediamo, lo scoprirete in futuro se ci riuscirò. C'è anche più gusto a usare qualcosa che hai fatto tu con le tue manine, no? Io sono molto fiero di questa scritta e probabilmente se l'avessi comprata non sarei così contento. E probabilmente non ci avrei fatto un video su YouTube che è diventato il video più visto nel mio canale. Bene, dopo questo vi saluto, vi ricordo di iscrivervi e di lasciare like e niente, buon accrocchio a tutti.